Salve a tutti. Premessa, sono contento che sto facendo questo video perché fatto il primo avevo paura di non trovare la costanza per andare avanti, come ho sempre fatto tra virgolette, invece sono qui e anzi nei prossimi giorni, oltre ai video delle partite che la Roma andrà a giocare, sono in programma due video in particolare. Uno su Diego Armando Maradona. Come tutti noi sappiamo, io sto registrando questo video il 27, ieri è venuto a mancare Diego Armando Maradona e voglio dare un punto di vista alternativo, diciamo, tra virgolette, comunque personale, su che cosa ha rappresentato, che cosa è stato e che cosa in qualche modo comporta la sua morte. E secondo poi un video su Mi chiamo Francesco Totti, vista la recente uscita del film su Prime Video, quindi tra virgolette alla portata di tutti, alla fruizione di tutti. Io non ho potuto vederlo al cinema perché ero a Bologna dalla mia fidanzata, quindi era un po' scomodo. Passiamo al nucleo centrale della questione, Cluj-Roma 0-2, autogol di non ho idea di chi, perché non mi ricordo assolutamente i nomi degli scarpari del Cluj, con tutto il rispetto per i suddetti, e Jordan Veretout su calcio di rigore, entrambi i gol arrivati nel secondo tempo. I primi 45 minuti di partita abbastanza dimenticabili, molto soporiferi, è una Roma che nel secondo tempo, grazie ai cambi, era riuscita a vincere la partita con il suo solito gioco spumeggiante. Non ha mai rischiato in realtà di perderla e quasi di subire gol per 90 minuti. La compagine romena ha fatto fatiche in ogni zona del campo, è una Roma che ha dominato completamente la partita ed è proprio su l'aspetto tattico che ha portato alla vittoria che voglio concentrarmi. Non voglio dilungarmi troppo su tecnicismi, su analisi troppo approfondite e noiose. Semplicemente, che come ha giocato il Cluj? 11 giocatori dietro la linea del pallone, abbiamo visto, chiusura di tutti gli spazi, aspettando un rimpallo favorevole, un episodio, un calcio da fermo. La Roma, nonostante questa, è stata bravissima, con una difesa improvvisata, perché basti pensare che Juan Jesus era l'unico difensore centrale di ruolo. Abbiamo visto l'esordio di giovanissimi provenienti dalla primavera, Milanese di nuovo, Tripi, lo stesso Calafiori partito titolare. Una Roma che vince grazie ai cambi, e secondo me qui è da fare un plauso a Fonseca, perché quella dei cambi è sempre stata una delle tante cose che veniva recriminata all'allenatore portoghese, che non stiamo più vedendo da, diciamo, la fine della passata stagione e l'inizio di questa. Cioè un allenatore che ha cambiato, si è modellato intorno al calcio italiano, ha dato una forma a questa squadra, una forma importantissima, che poi dà i risultati e dà bel gioco. E oggi la Roma ha vinto grazie ai cambi, incredibile, soprattutto con uno, quello emblematico di Veretout, che ha sfiorato la doppietta. Dico sfiorato perché il primo gol è sì un autogol, ma è arrivato da un calcio di punizione battuto dal francese. Il secondo gol su rigore implacabile, qui Veretout, sempre guadagnato dal solito Mkhitaryan, anche egli subentrato poi. Quindi anche qui l'efficacia di un cambio ancora di Fonseca. Una Roma che addirittura sfiorerà il 3-0 con Bruno Peres messo perfettamente davanti al portiere da Milanese, liberato nello spazio dal movimento di Mkhitaryan, ancora lui, Bruno Peres, che sciupa completamente un'occasione plateale. Ma una Roma che domina, guadagna il passaggio del turno con due giornate d'anticipo. È una cosa che questa non sentivamo da tanto tempo, una Roma che ci ha abituato in ogni competizione a farci soffrire fino all'ultimo, mentre quest'anno sembrerebbe quasi che tutto stia andando per il verso giusto.
incredibilmente, una Roma matura, una Roma consapevole, una Roma che se la può giocare con chiunque, non ha paura, una Roma che va all'assalto consapevole dei propri mezzi, con una squadra tutto sommato di un tasso tecnico non elevatissimo, almeno fuori dagli 11 titolari, eppure Fonseca sta riuscendo a far rendere bene anche quelli che erano fuori dal mercato, penso a Fazio, Jesus, tra virgolette un Cristante, un Diawara, giocatori che rischiavano la permanenza nella capitale, che vuoi causa coronavirus, quindi un mercato diminuito, vuoi il cambio di presidenza, ancora la Roma non ha un direttore sportivo, sono rimasti nella capitale, ma nonostante questo sono stati integrati nel gioco della Roma, sono stati utilizzati più e più volte e hanno sempre risposto presente, questo ovviamente perché è l'allenatore che gli va a infondere questa identità, questa idea di gioco, di servizio per la squadra. Un Mkhitaryan che mi si fa 80 metri di corsa all'indietro per andare a coprire una diagonale difensiva significa tanto, un giocatore trentenne, neoarrivato, attaccante, che si fa 70 metri di scatto all'indietro per andare a difendere. Una Roma che anche con Paolo Lopez comincia a trovare una certa sicurezza in più tra i pali, ancora in campionato gli si preferisce Mirante. Io da parte mia spero che Paolo Lopez riguadagni il posto da titolare, non perché sia migliore, più forte o performante di Mirante, ma perché Mirante ha 39 anni, Paolo Lopez è giovane, la Roma ha fatto un investimento forte su di lui, 30 milioni, il portiere più pagato della storia giallorossa. Speriamo che la cura Fonseca ristabilisca anche questo giocatore. Che altro dire? Speranze per la prossima partita. Si giocherà Napoli-Roma a quello che probabilmente per la prima volta nella sua storia sarà lo stadio Diego Armando Maradona. Una Roma che si troverà davanti a una squadra tosta, coriacea, che dovrà rendere omaggio al più grande giocatore della sua storia. Quindi, secondo me, nella prossima partita di campionato vedremo davvero di che pasta è fatta questa squadra. Nonostante ci abbia dato già varie dimostrazioni, penso quindi alla partita col Milan, penso alla partita con la Juventus, ma anche fino ad ora all'avventura europea, in cui fino ad adesso la Roma è sempre partita con le seconde linee, ma ha sempre dimostrato di poter sempre vincere la partita. Per cui, che altro dire? Speriamo, speriamo bene, io credo in questa squadra, le ambizioni sono tante, chissà che la Roma quest'anno non possa darci delle soddisfazioni. Speriamo sì, che sia così. I presupposti ci sono. Detto questo, io, come sempre, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio.